Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio spiegarvi cosa rappresentano per me i libri e cosa sono, perché sono così importanti. Prima di tutto sono un piacere personale, quindi quando non ho niente da fare sto lì, leggo e mi immergo in questo mondo che è la lettura. Ogni libro ha un suo mondo, che può essere fantasy, thriller, horror, giallo, di qualsiasi genere. Io leggo principalmente fantasy perché il viaggio nei fantasy credo sia ben diverso rispetto a un viaggio nel giallo o nel thriller. Nei fantasy è l'autore che crea un altro mondo e noi lettori entriamo nella storia, entriamo nel mondo di qualcun altro, nel mondo dell'autore. E in particolare nel mondo dei personaggi. Il mondo fantasy permette di viaggiare con la fantasia, di viaggiare con la mente in altri posti, anche fittizi, ma questo viaggio credo sia il più bello di tutti perché scopriamo nuovi posti, scopriamo nuove leggi, magie, regole anche magiche, perché il mondo magico di un libro fantasy può essere diverso da un altro mondo magico di un altro fantasy. Ma non solo questo, conosciamo personaggi con poteri, magari, con delle abilità l'una diversa dall'altra, e abbiamo anche conflitti, guerre. Si possono anche svolgere in maniera diversa per motivi diversi. In ogni fantasy c'è un antagonista che vuole qualcosa, ambisce a qualcosa e c'è poi qualcun altro che vuole impedirglielo. Ma non solo. Nei fantasy infatti possiamo trovare anche dei viaggi dove il protagonista non deve sconfiggere qualcuno, ma deve andare alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Poi ovviamente incontrerà delle difficoltà nel suo percorso ed è proprio quello il bello, immergersi talmente tanto nel mondo fantasy che stiamo leggendo, nei protagonisti anche che stiamo leggendo, quindi è come se noi fossimo lì con loro o in alcuni casi è come se noi fossimo il protagonista o la protagonista di quel fantasy, quindi viviamo tutto questo mondo a 360 gradi, possiamo immergerci in un mondo fittizio e vero, lontano da quello che viviamo. Possiamo viaggiare con la mente in un altro posto ed è bello così, perché magari in alcuni momenti ci troviamo in un momento di sconforto o in un momento di tristezza e non vogliamo stare più nel posto in cui stiamo perché ci sentiamo a disagio, leggendo possiamo trovare un posto in cui stare. E ovviamente questo non è valido solo per i fantasy, a me piace particolarmente viaggiare con la mente. Nei libri fantasy mi piace di più perché appunto ci sono cose nuove e cose che sulla Terra non potranno mai esistere: magia, nani, elfi, cose del genere. Però possiamo trovare un conforto anche in un libro thriller, perché possiamo entrare nella mente sia dei poliziotti o di chi sta indagando, perché in alcuni casi nei thriller bisogna anche indagare, no? Ci sono dei gialli thriller, così possiamo chiamarli. Quindi entriamo sia nella mente di chi indaga sia nella mente di chi è indagato. E questa seconda cosa mi piace di più dei thriller, possiamo entrare e capire ancora di più la mente malata, la maggior parte delle volte, del criminale in questione, perché sempre di criminali si parla. Però i thriller non sono solo questi, ma naturalmente, possiamo entrare comunque quel mondo degli psicopatici, dei criminali, si impara anche a capire le altre persone, chi è in difficoltà e chi compie queste azioni. Non dico di giustificarle, perché non si possono giustificare anche nel mondo reale, perché i thriller magari hanno più elementi veritieri, verosimili almeno, e quindi possiamo anche comprendere
questo volevo dire, anche il mondo reale, perché molto spesso nei thriller, ripeto, ci sono elementi anche verosimili, no? Anche delle faccende che potrebbero succedere o che sono successe. Così vale anche per i gialli, e non sono proprio esattamente la stessa cosa, thriller e gialli, però anche i gialli magari sono un po' più realistici, perché si parla magari di un omicidio, un furto, cose di questo genere, e quindi si può entrare meglio in questo ambito, che ripeto verosimile, quindi si può capire anche cosa succede nel mondo reale, soprattutto con i gialli, perché credo che i gialli siano un po' più realistici, non so, mi danno questa impressione, può darsi pure che non è così. Io non leggo spesso gialli, un po' più di thriller, ma non sono il mio genere, almeno i gialli, però non sempre è possibile viaggiare in questo modo con i libri, perché esistono quei libri biografici o autobiografici che è vero che ti aiutano a fare un viaggio, perché l'autore ti accompagna nella sua vita o nella vita di qualcun altro e ti trasporta in questo viaggio che è stata la sua vita o comunque la vita di qualcun altro se si tratta di una biografia. E in questo caso possiamo vedere la storia di qualcun altro, quindi è come se conoscessimo quest'altra persona perché stiamo leggendo della sua vita. E io credo che nelle biografie o autobiografie, come per esempio Christian F., ha raccontato della sua vita da tossicodipendente, e questo è ancora più realistico dei gialli o dei thriller, perché se i gialli e i thriller sono verosimili, l'autobiografia di Christian F. è vera. Ci può aiutare anche a non commettere gli errori degli altri, anche se secondo me tutti devono fare le proprie esperienze, tutti devono sbagliare, però a parer mio ci sono degli errori e degli sbagli di qualcun altro che non dovrebbero essere gli errori di qualcun altro. Per fortuna esistono appunto questi libri che aiutano a sensibilizzare i giovani e anche non giovani, in realtà un po' tutti quanti, su certi argomenti. Christian F. ha deciso di raccontare la sua vita per appunto sensibilizzare i giovani alla droga e alla tossicodipendenza, però ce ne sono tanti altri di esempi. Poi ci esistono anche libri storici, libri dedicati all'arte, chi ne ha più ne metta, alla pittura, non so, in generale alla cultura, e quindi quei libri comunque ci permettono di conoscere un'altra epoca, magari un autore, un pittore, non so, persone che realmente sono esistite e che hanno agito nella storia. E non guardate solo Alberto Angela o Piero Angela, che alzo le mani, io mi inchino, però esistono anche libri, accrescono le nostre conoscenze se leggiamo questi determinati libri, così come credo i classici, così come i libri storici, per dire, aiutano a capire la storia e entrare più nella storia, ci raccontano di una fetta del nostro passato, e quindi è bello anche saperlo perché siamo arrivati fin qui. Così come i libri culturali, quindi che accrescono la nostra cultura, siano importanti per capire non solo gli eventi passati, ma che effetto hanno avuto durante la storia e sul presente. Anche i classici credo che abbiano quell'effetto, no? Perché in un libro classico c'è prima di tutto l'autore che lo scrive, e nell'autore c'è anche la sua cultura, i suoi studi, e c'è anche il suo periodo storico e culturale. Quindi libri storici d'arte o quant'altro e libri classici sono importanti, secondo me sono da leggere, perché accrescono la nostra cultura e ci fanno capire in che mondo viviamo, capendo e sapendo gli eventi passati. Per i motivi che vi ho appena esposto vi consiglio di leggere, perché è sempre una bella cosa e
sempre bello anche parlarne, confrontarsi, sclerare, perché fa parte anche questo del leggere. Credo che una cosa bella anche del leggere è poter parlare con qualcun altro di un libro che si è letto, in modo tale da confrontarsi sui posti visitati e sulle emozioni provate a leggere quel libro. Ci si può scambiare sempre delle informazioni anche soggettive, no? E sul libro. Comunque io ho finito, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e cosa rappresenta per voi un libro. Questi erano i miei pensieri soggettivi e spero che qualcuno li possa anche condividere oppure no. Comunque fatemi sapere, il dibattito è sempre aperto. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!